Quarta domenica di Avvento, il Natale è vicinissimo e noi ascoltiamo il Vangelo dell'Annunciazione, uno dei Vangeli più proclamati dalla liturgia cattolica, e non c'è proprio niente di male, visto che tutte le volte noi siamo a contatto con il segreto, il cuore di molte cose dell'evangelizzazione, perché questo è l'annunzio degli annunzi dell'incarnazione, perché qui vediamo veramente come il Signore entra nel mondo ed ecco, e altre cose noi che possiamo trovare in questo testo di grandissima importanza. La chiave che noi possiamo cogliere in questa domenica è quella che ci viene fornita dalla prima lettura. La prima lettura è la storia del momento in cui Davide, re che si è stabilito nella sua casa e ha riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, dice: beh, voglio fare una cosa bella, io voglio costruire una casa per il Signore, cioè il Tempio. Io sto in una casa di cedro mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda, dice Davide. Come può essere che io sto meglio dell'arca di Dio? Allora voglio costruire una casa per il Signore. Nathan, il profeta, dice: beh, bella cosa, ottimo, mi sembra un'ottima idea, è un buon proposito. Ma quel che succede è che nella notte il profeta riceve un'altra prospettiva, una prospettiva che noi non abbiamo ancora veramente del tutto assimilato nella nostra logica di fede, una prospettiva che è difficile da accogliere perché non ci mette al centro del mondo. Quale prospettiva? Sostanzialmente il Signore dice a Davide: tu costruirai una casa perché io vi abiti? Ma io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi il capo del mio popolo. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto io i tuoi nemici. Io fisserò un luogo, lo pianterò, lo farò, ci penserò io a queste cose. Non tu costruirai a me una casa, ma io costruirò a te una casa. E addirittura trasla il senso al casato, alla casa in quanto discendenza. Ecco, io sceglierò un tuo discendente. E così si inizia a parlare in maniera storica della discendenza del Messia, a cui questa profezia fa riferimento. Il punto è: non tu costruisci me, ma io costruisco te. Questa cosa non l'abbiamo veramente assimilata fino in fondo. Infatti, nell'Annunciazione noi dobbiamo stare molto attenti al rapporto di forze fra quel che l'Arcangelo Gabriele annunzia e quel che Maria dice. Maria di fatto è posta di fronte all'impossibile. Quel che Dio gli sta annunziando non è una cosa a cui lei debba rispondere: ecco, mi sembra giusto, ora mi impegno, vedrai, ora produco un messia, vedrai come te lo faccio bene. No, questa è un'assurdità, questa è una ridicolaggine. Non è l'uomo che costruisce la strada della salvezza, è Dio che ci salva e noi ci lasciamo salvare entrando in sinergia con Lui. Certo che dobbiamo fare delle cose, ma non nel senso che siamo noi che costruiamo qualcosa, noi assecondiamo l'opera di Dio. Maria da sola mai e poi mai avrebbe potuto produrre quel che Dio voleva operare in lei. Non è una questione di forza, impegno e coerenza, ma di accoglienza. La casa più importante non la costruiamo noi, la costruisce Dio. Le opere più grandi le fa Dio in noi, non sono le nostre opere che salvano niente e nessuno, ma quando noi lasciamo che Dio si serva di noi e allora entriamo nelle sue opere. È interessante notare che ci sono dei santi. Possiamo per esempio prendere San Vincenzo de Paoli, uno dei più grandi santi della carità, i vincenziani, le dame di San Vincenzo. Noi possiamo vedere un fiume di servizio, di amore, da un santo che diceva una cosa: le opere di Dio si fanno da sole.
Le opere di Dio si assecondano, non si produce un Messia, si accoglie un Messia, non si produce una salvezza, si accoglie la salvezza. Pure questo porta a grande attività, ma è un'attività leggera, libera, non è conseguente a un nostro proprio sforzo, a una nostra propria coerenza. Noi siamo un po' troppo centrati sulle nostre opere, tecnicamente questo si chiama pelagianesimo, laddove l'opera dell'uomo diventa un po' troppo importante. Noi sappiamo che il Natale è un dono, che la salvezza è un dono, che la redenzione, la resurrezione, l'amore di Dio, i sacramenti, la vita della Chiesa, tutto ciò che noi riceviamo sono doni da accogliere, che se non li accogliamo non ci salveranno, ma se li accogliamo ci salvano loro per loro forza propria che sviluppa questa forza in noi. Una nuova vita che si riproduce in una capacità di agire in sinergia con il Signore. La differenza fra le nostre opere e le opere sante consiste nel fatto che le opere nostre le facciamo noi. Le opere sante si fanno insieme a Dio e a partire da Dio. Noi vediamo la concezione virginale di Maria in questo testo. Lei dice: com'è possibile? Non conosco uomo. Lo Spirito Santo farà questo in te e su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Cosa significa questo? Che delle opere di Dio restiamo sempre in realtà vergini, cioè sono frutto di un'iniziativa di Dio, non vengono da seme umano. Quel che Dio fa in tutti noi è una sua iniziativa. Quel che bisogna chiedersi mille volte quando intraprendiamo qualcosa è: ma questo lo sto facendo perché parto da me stesso o perché sto assecondando, sto obbedendo, sto accogliendo qualcosa che sono certo viene da Dio? Perché bisogna stare molto attenti a vivere tutta la vita di false ispirazioni, laddove la nostra opera non è virginale, non nasce da Dio. Tante volte, diceva lo stesso San Vincenzo de Paoli, anziché mettersi a intraprendere non si sa quale opera, passare un tempo davanti al Signore, davanti al Santissimo Sacramento ed aspettare che Lui ci ispiri e lasciare che Lui ci guidi. E ripetiamo, questo lo dice un santo che ha fatto tantissime cose. Quante non se ne riesce a vedere il limite per quanto fu eccezionale nel suo servizio. E questo lo troviamo qua e là in tutti coloro che hanno grande amore, grande carità, grande servizio. È un servizio leggero perché non è centrato sulla propria iniziativa, ma sull'iniziativa di Dio. Che il Signore veramente ci permetta in questo Natale che arriva di aprirci alla sua opera e di non essere più schiavi delle nostre iniziative, ma liberi di accogliere la sua potenza e lo Spirito Santo che agisce in noi.